Ciao compagni di scuola, era da un po' che non ci vedevamo per uno sfogo, eh? Detto ciò, sono tornate due cose. Prima di tutto, lo sfogo! In secondo luogo è tornata lei. Stavolta veramente. Parlo della maturità. A chi capita una cosa di queste qui, è veramente la morte civile. E non parlo della versione un po' più leggera, come quella degli scorsi anni, con solo l'orale. Non capisco proprio. Parlo proprio di quella autentica, brutta brutta, prima e seconda prova compresa. Come in epoca pre-Covid. Bene, a tal proposito, qualche giorno fa vi ho chiesto su Instagram questo. Ciao compagni di scuola, cosa ne pensate del ritorno delle prove scritte di maturità? Scrivetelo qui perché potrebbe diventare una nuova puntata dello... Sfogo! Vediamo insieme cosa mi avete risposto. Lo sfogo! Che potevano non tornare. Dai, su, manca a fa' così, però. Che poi volete mettere il romanticismo di stare tutti insieme in quei bellissimi corridoi, a penare e morire d'ansia. Ma sì, l'ansia è lo sport più completo. Poi uscire e festeggiare una volta finita la prova. Ah, no, perché il giorno dopo c'è un'altra prova, quindi, vabbè. Mi voglio ammazzare! Voglio morire mangiando! Concetto un po', ma... ma andiamo avanti. Come sono tornate? Ma era già deciso? Ecco, quando leggo queste cose mi viene un po' lo sconforto. Ragazzi, sapevamo tutti che sarebbero tornate. Semplicemente cercavamo di rimandare il più possibile questa consapevolezza. Come per le cose brutte. Già. Oh, ho fatto malissimo. Dateci le tracce. Cioè, nel senso... Aspettate che poi... Sai, solo io le posso cantare la canzone. E provare a prevedere le scelte del Ministero dell'Istruzione, anche se... Uno che capisco solo la perone. Complicatino, devo dire. Anche se già in tempi normali non c'era modo, né nei multiversi, metaversi, altri versi. Ma che cazzo senti? Sarà sottile, vabbè. Conoscere in anticipo le tracce. Impossibile. Infatti la prima prova, quella già decisa dal ministero, arriva a scuola in un documento protetto da doppia password. Una diversa da ogni scuola e una uguale a livello nazionale. Ma questa è una cosa impossibile! Nessuno può leggere il contenuto, fino a che da Viale Trastevere non rivelano la password nazionale, alle 8:30 del mattino della prima prova. Nemmeno fossi un hacker, riusciresti ad entrare. Però, non provateci. Rovinarsi la vita il giorno della prima prova non è tanto una cosa che vi consiglierei di fare. Non è giusto, voglio piangere. Dai, che sarà mai. Ai miei tempi io la affrontai benissimo. Sono altre le cose per cui piangere. Così, sono stato chiaro. No. Mollo tutto e apro un canale YouTube. Non ti conviene, zio. Fidati. Vabbè, ma io me salvo, so positivo. Ah, quindi sei ottimista? Beh, queste non vanno più di moda da un annetto circa. Ehi, ma è del mestiere questo, no? Scherzi a parte, il tuo punto solleva una domanda. Cosa succede in caso di positività? In tal caso sono state previste delle prove suppletive. Ha detto! Funziona così, il 6 e 7 luglio, rispettivamente prima e seconda prova. Per tutti quelli che sono stati positivi, il 22 e il 23 giugno. E comunque, in casi eccezionali, sarà pure possibile effettuare i colloqui orali in videoconferenza. È un patto che stiamo facendo. Ove necessario. Ma si valuterà caso per caso, quindi non do certezze di questo. Non mi preoccupare. Tanto copio tutto da internet. Sì, occhio che se ti beccano con lo smartphone durante la prova d'esame, ti rifai l'anno. Sì, no, sì, no. Corrompo i prof che preparano la seconda prova. Sì, in effetti, bella idea. È 20 anni che te lo dico che è un deficiente. Se non fosse che ne preparano 3 e quella giusta viene estratta la mattina della prova. Ma sei cagata sotto il caghetta, eh? Vorrei tanto saltare questo momento e arrivare alla consegna del diploma. Si può? A questa rispondo io. Come se fosse il tuo canale. Prego.
Ragazzi, è vero che l'esame di maturità fa paura prima di affrontarlo, ma lo studio e la preparazione che avete acquisito in questi anni sicuramente vi aiuterà ad affrontarlo in sicurezza. E rimarrà per voi un bellissimo ricordo indelebile della vostra prima vera prova di maturità. Ricordate anche che è impossibile trovare le tracce degli esami prima dell'apertura delle buste. La Polizia di Stato monitora e sorveglia la rete per contrastare qualsiasi forma di illegalità. Vogliamo veramente augurarvi un grandissimo in bocca al lupo da tutti noi della Polizia di Stato.